ritorno. Eila Mimir, lei chi è? Gunnar, signora della guerra. Dopo ogni scontro è la prima ad arrivare per scoprire quali siano gli spiriti degni del Valhalla. Un compito orrendo, ma lei lo ritiene un grande onore. Ogni scontro impossibile. È vero, si faceva aiutare dalle sue sorelle, certo, ma Gunnar era sempre la prima ad arrivare. Il suo giudizio dei caduti non aveva eguali ed era un aiuto prezioso per Odino. Era una delle sue preferite. Gondul, la bellissima Gondul. E? Basta? La bellissima Gondul? Niente storia? Scusa, ragazzo. La sola vista di Gondul mi mozza il fiato. Gondul aveva una voce d'oro, una mente acuta e un aspetto che faceva letteralmente impazzire gli uomini. Dopo un po' Odino le proibì di mettere piede a Midgard, poiché la pazzia non era ben accetta nel Valhalla. È Gaerdriful, la maestra d'armi del Valhalla, il cui compito è armare e addestrare gli Ainerir di Odino. I chi? Il suo esercito per il Ragnarok, unico motivo dell'esistenza del Valhalla. Gli Ainerir attendono nella grande sala bevendo, banchettando e fornicando senza fine. Quando inizierà il Ragnarok, Odino li chiamerà a combattere. Gaerdriful ha il suo bel da fare ad addestrare quella gente. Questa, amici miei, è Kara. Le valchirie sono irascibili per natura, ma Kara è una tempesta in carne e ossa. Una tempesta? Già, calma e composta. Poi l'aria inizia a muoversi e la furia della sua tempesta si scatena. In un certo senso era uno spettacolo, se riuscivi a metterti al riparo. Le sue lacrime mondano i campi di battaglia. Lei è Rota, una giudice dei caduti. Ma non lo erano tutte? Non esattamente, sebbene sia uno dei ruoli più noti e la loro più grande responsabilità. Hai visto cosa succede ai morti senza il giudizio delle Valchirie? Gli Hellwalker. Esatto. Rota, Gunnr, Skuld. Poiché non visitano più i campi di battaglia, Hel trabocca di anime destinate al Valhalla. Una situazione disdicevole. Rota deve essere fuori di sé. E qui abbiamo Eir, la guaritrice. Una valchiria guaritrice? Strano. In effetti Eir era strana, calma, tranquilla. Le sue sorelle erano dei torrenti impetuosi, lei un pacifico ruscello. Curava le ferite dei mortali e degli dèi, e persino quelle di un saggio onnisciente che una volta alzò troppo il gomito e cadde da un monte. Ah, non ne vado fiero. Bene, bene. Hildr, la signora della battaglia. Lei e Odino andavano molto d'accordo. Lei e le altre valchirie, non tanto. Passava la maggior parte del tempo qui a Midgard a osservare le discordie dei vivi, mettendo fine ogni tanto a queste contese. Adorava i conflitti. Alcuni dicono che fosse un conflitto vivente. Mi chiedo cosa ne sarà di lei ora che è libera. Olrun era la figlia di un potente capitano. Cadde mentre lo difendeva da un attacco di predoni. Olrun fu condotta al Valhalla, dove scelse di dedicare la sua vita nell'aldilà al sapere supremo. Un comportamento anomalo se paragonato a quello dei suoi compagni del Valhalla, impegnati in banchetti e grandi bevute. Come diventò una valchiria? Odino vide in Olrun uno spirito affine, determinato dalla scoperta del sapere, la nominò studiosa delle Valchirie.
Lascia in arrivo! Sono pronto! Attenzione! Amici, voi avete salvato le Valchirie. Sigrun, com'è accaduto? Mimir, sei tu. Sei stato liberato, ma... La libertà ha un prezzo, signora. Dici il vero. Per innumerevoli inverni servimmo il padre di tutti. Ma solo tramite la sua unione con la regina ci sentimmo libere. Non sei la regina? Esiste solo una regina delle Valchirie, la dea Freya. Quando Odino le strappò le ali, servì io in sua assenza.
Ma per il padre di tutti non era abbastanza. Egli usò una magia arcaica e corruppe le mie sorelle. Io cercai di limitare i danni, imprigionandole in luoghi dove non avrebbero potuto fare del male, ma presto mi smarrì a mia volta. Sigrun, mi dispiace di non esserti stato utile. Avrei potuto fare qualcosa, o perlomeno provare. Adesso che cosa farai? Devo riunirmi alle mie sorelle. Insieme possiamo portare equilibrio tra i regni. Avete la benedizione eterna delle Valchirie. Ce l'abbiamo fatta, credo. Non sembri molto felice. È difficile essere felice quando sei una testa rianimata. Sono lieto del fatto che abbiamo liberato le Valchirie, ma si sarebbero potute evitare così tante tragedie se solo... Hai detto tu stesso, testa. Non conta più. Il passato è passato. Beh, detto da te è proprio confortante. Sono di buon umore. I nani sapranno sfruttare questo elmo. Il tuo papà è un po' cocciuto, vero? Decisamente. Ma Freya è la regina delle Valchirie. Non ce l'ha mai detto. E neanche tu. Spiegati, testa, o sei di nuovo stregato? Certo che no. Freya era la regina delle Valchirie a un certo punto. Parte della sua dote includeva la supervisione delle Valchirie. In quanto dea Vanir, la veneravano. Non ho mai saputo quanto fino a oggi. Wow. Fratelli, c'è un'altra cosa che vi devo dire di quando eravate a Jotunheim. Allora? Parla. Riguarda Freya. Mi è venuta a trovare. Cosa le hai detto? Il poco che sapevo su dove Odino possa aver nascosto le sue ali di Valchiria. Sembra decisa ad abbracciare il suo spirito guerriero. Non sarà facile spezzare questa spirale di vendetta.